preoccupatissimi, molto preoccupati. Se chiudi il nostro stabilimento per la nostra zona, che è già una zona depressa, sarebbe proprio la fine. Hanno portato la loro rabbia dall'Irpinia fin sotto il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma per dire no alla chiusura della Iribus Iveco di Valle Ufita in provincia di Avellino. In centinaia chiedono che la Fiat ci ripensi, che non chiuda l'unico stabilimento in Italia che produce pullman. Oggi l'incontro con aziende e sindacati. A rischio ci sono 700 posti di lavoro che arrivano a 2000 nell'indotto in un territorio che non offre alternative. Se questa fabbrica chiude, l'Irpinia è morta, quindi è una cosa gravissima. Poi Fiat è fabbrica italiana automobili Torino, chiude in Irpinia per andare a produrre i pullman in Cecoslovacchia e Francia. Ci dovrebbe cambiare proprio la sigla Fiat. Altro che Fabbrica Italia, dicono, il nostro è il terzo stabilimento che Marchionne chiude dopo la CNH di Modena e Termini Imerese, una fabbrica che per anni ha inghiottito fiumi di denaro pubblico, commentano Amari, e ora si va a produrre all'estero. Un compratore ci sarebbe, ma i lavoratori non si fidano. Un compratore fallimentare, per un prestanome per farla chiudere, con un capitale sociale di 160.000 euro, di cui 30.000 versati, e deve dare a Equitalia 40-50 milioni di euro. Fallimentare prima di aprire, quindi...